Buongiorno e ben ritrovati con le nostre breaking news. Apriamo con la cronaca. È indagato in stato di libertà un cittadino iracheno di 30 anni accusato di aver prima aggredito un uomo, poi rapinato una donna con un coltello. Il tutto sarebbe avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, dove nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato. Voltiamo pagina. In tutta Italia si celebra oggi la giornata nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Tanti gli appuntamenti in cartello dedicati al tema, tra cui un seminario di studi organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Unisalento. Si sono chiusi i seggi per le elezioni universitarie 2016 per il rinnovo della rappresentanza studentesca. In attesa dei numeri ufficiali attesi per le prossime ore, negli organi collegiali regna l'equilibrio tra Link e obiettivo studenti Icaro, ma Link si impone al Senato. E la fortuna bacia nuovamente il Salento, colpo vincente da 70.000 euro a Melpignano nel punto vendita di Via Dante numero 7. La grattata fortunata è avvenuta proprio sotto gli occhi del titolare, che ha raccontato della grande emozione. Da gennaio 2016 Gratta e Vinci ha distribuito in Puglia vincite per oltre 184 milioni di euro. In ultimo la pagina sportiva: supera quota 11.000 la vendita dei biglietti per la semifinale di andata dei playoff Lecce-Foggia. La squadra intanto prosegue gli allenamenti. Ieri Moscardelli in differenziato a scopo precauzionale. Per la gara di domenica c'è la diretta TV curata dall'emittente Telenorba. Le breaking news terminano qui, vi ricordiamo che tutti gli approfondimenti sono su leccenews24.it, disponibile anche in versione mobile. Arrivederci.